Allora ragazzi, adesso vedremo la distanza fra due punti quando appunto il segmento in questo caso non è né parallelo all'asse x né parallelo all'asse y. Allora, fatto questo disegno, vedete il segmento inclinato, il segmento AB, A di coordinate più 4 più 6 e B di coordinate meno 5 meno 1. Tenete conto che c'è sempre prima la x e poi la y. Eh? Allora, dobbiamo vedere come applicare, non è, più, non è così semplice come negli altri casi che abbiamo già visto, qui in pratica c'è da applicare il teorema di Pitagora, perché se guardate un attimo, io adesso con le proiezioni degli estremi dei segmenti si viene a formare, se guardate qui, qui il punto di incontro lo chiamo C, un triangolo rettangolo, triangolo rettangolo, di cui... Eh, io devo, voglio trovare la distanza AB che rappresenta l'ipotenusa di questo triangolo rettangolo, quindi posso applicare il teorema di Pitagora. Andiamo a vedere che, a che cosa corrisponde AC. AC è il segmento che ottengo facendo esattamente la differenza tra l'ordinata di A e l'ordinata di B. Ok, infatti sarebbe 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, siccome questo vale un centimetro sarebbe 7 centimetri, poi lo vedremo. Quindi, e lo ottengo facendo appunto la differenza tra la y di A meno la y di B. Vediamo invece a che cosa corrisponde BC. BC, che sarebbe l'altro cateto del triangolo rettangolo ACB, la posso ottenere facendo la, la differenza tra la la scissa di A sarebbe più 4, e la scissa di B che sarebbe meno 5, e dovevo ottenere 9 perché se guardate: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esattamente. Adesso andiamo a applicare il trema di Pitagora: AB sarà uguale alla radice quadrata di BC al quadrato più AC al quadrato. Ma BC cos'è? BC è la differenza di x di a meno x di b elevato al quadrato. Più aC cos'è? La differenza di y di a meno y di b elevato al quadrato. Sostituisco i valori numerici. Devo stare attento ai segni dei numeri perché questo è il segno della sottrazione dell'operazione che devo fare e poi devo tener conto del segno delle, eh, dei, delle coordinate. Allora, in questo caso devo fare x di a che sarebbe più 4 meno x di b che sarebbe meno 5. Meno meno 5 fa più 5 e quindi 4 più 5. Avevamo già calcolato che era 9 no? al quadrato. Più. Andiamo a vedere quest'altro. Devo fare y eh, di a meno y di b. y di a sarebbe più 6 meno y di b che sarebbe meno 1. Meno meno 1 viene più 1. Infatti avevamo calcolato 7 e quindi viene 9 al quadrato più 7 al quadrato. E viene 81 più 49 radice quadrata di 130 che all'incirca uguale a 11,4 cm, avendo fissato appunto come riferimento un lato di questo quadretto uguale a 1 cm. Va bene? Quindi questo è molto semplice, devo tenere, stare attento soltanto qui per quanto riguarda i segni delle, delle coordinate e i segni della formula che mi consente di trovare, non ho fatto altro che applicare il teorema di Pitagora.